Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Ci troviamo qui sulla strada che ci porterà in montagna. Sabato 6 ottobre, eccomi qua a mirare il panorama e avere caldo perché siamo partiti con 27 gradi. Avvicinandoci poi alla montagna, già ci rendevamo conto che il clima diventava più fresco. E infatti così è stato. Qui Francesco prende l'acqua e io come al solito sono alle prese con qualche amico dei miei, insomma, ogni volta che mi vedono cagnolini, gatti, uccellini, insomma, si avvicinano tutti gli animali. A me San Francesco mi fa un baffo e io qua stavo mangiando il panino con la mortazza, gliene ho dato un pezzo. Ed ecco dov'era finito l'autunno. Ecco l'autunno, l'abbiamo trovato. I colori dell'autunno esplodono davanti ai miei occhi. Ho cercato di riprendere qualcosa di quello che vedevo io e qui, insomma, non ci sono parole per la bellezza della natura. È il ciclo delle stagioni, stagioni che tornano, se ne vanno, ritornano ancora, colori che si ripropongono. E poi arrivati a casa abbiamo trovato le castagne. Io ero felicissima, ragazze. C'era una distesa di ricci, tantissime, tantissime castagne. Ne abbiamo raccolto 5 buste, almeno 10 kg di castagne, ragazze. Ma bando alle castagne, noi eravamo venuti per sistemare qui la zona caminetto, infatti ci siamo messi a farlo subito. Abbiamo smantellato tutto, o meglio, Francesco ha smantellato tutto, ha dato una mano di stucco alla parte che avevamo fatto precedentemente e quindi il risultato finale è questo qui. Secondo me decisamente meglio. Anche se è ancora un work in progress, questo è l'ambient che io avevo cercato di ricreare, molto più ordinato, molto più carino, e abbiamo anche acceso il fuoco. E cosa si fa quando c'è il fuoco acceso? Calda arroste, colte e mangiate, pannocchie e delle salsicce da arrostire. Buongiorno principesse, come state? Allora, finalmente, finalmente ragazze, finalmente un po' di freddo, non freschetto, non frescolino, ma freddo. Io sto cercando di raccogliere ancora castagne stamattina perché è davvero pieno, mentre c'è il gatto, dov'è? Eccolo qui che mi gira intorno continuamente perché ormai ha capito che gli do da mangiare, quindi mi tartassa la vita. Allora, Francesco sta raccogliendo castagne dall'altra parte della strada. Ha già raccolto praticamente mezza bustona, anche perché mio papà espressamente ce l'ha chiesta. Niente, stamattina, stanotte abbiamo dormito abbastanza bene perché al calduccio ci siamo accesi ieri sera un po' i termosifoni. Stamattina avete visto, abbiamo fatto partire la stufa per vedere se funziona e facendo corna va alla grande. E poi stanotte diciamo abbiamo dormito bene perché ho acceso un po' i termosifoni per riscaldare la stanza e poi li ho spenti perché altrimenti avrebbe fatto caldo secondo me. E infatti abbiamo dormito benissimo. Io mi sono sistemata, mi sono data una truccatina. Nel frattempo cadono castagne, non potete capire come, mi cadranno in testa. Assolutamente. E niente, io adesso vado ad aiutare Francesca a prendere qualche altra castagna. Nel frattempo ne vedo un'altra qui, è piena, è piena, è piena, sono grandissime. Questa è duplice. Comunque io adesso. Ah, avete sentito? Avete visto quante sono cadute? Le avete viste? Mamma! Va bene, mi attivo, dai, raccolgo un po' di castagne che poi voglio andare a prendere una cosa che mi sono dimenticata di portare, quindi dobbiamo andare al supermercato e quindi usciamo. In soli 2 minuti. E il gatto. Il gatto è qui. No, I'm gonna fight for you.
Buongiorno e bentornati nel forno, ragazze. Siamo tornati poi ieri sera più tardi rispetto al solito perché ci siamo un po' trattenuti ieri, ragazze. Io ancora non ho aggiustato il letto, non dite niente. Mi sono semplicemente truccata, non ho lavato i capelli, anche se avrei dovuto perché poi domani devo andare in palestra, quindi non vorrei stressarli troppo. Oggi li terrò così legati e poi li laverò. Ho fatto questo make-up leggero perché probabilmente più tardi devo uscire e anche perché dovevo girare dei contenuti. Allora, ragazze, avete visto che ho condiviso con voi un po', ma proprio un po', delle giornate trascorse in montagna. Abbiamo trascorso 2 giorni bellissimi. Vi devo dire che io non pensavo di riuscire a far pace con la montagna così tanto, ma pian piano sto riuscendo a capirla sempre più e quindi contemporaneamente ad amarla. Però adesso vi metto sul treppiedi quello fisso, perché così altrimenti mi fa male le mani e non riesco a parlare. Eccoci qua, va decisamente meglio. Allora, sistemiamoci così, va decisamente meglio. Allora, ragazze, fa caldissimo, siamo tornati qua al caldo, nel forno. Io adesso voglio controllare per l'ennesima volta se sto registrando nella modalità giusta, perché ora vi svelo quello che ha combinato la Carmi qui presente. Allora, siamo stati, vi dicevo, 2 giorni in montagna, siamo stati benissimo, abbiamo fatto un sacco di lavori, abbiamo fatto un sacco di modifiche, ma voi avete visto veramente poca roba. Perché? Perché la qui presente testolina buffa ha registrato tutto in modalità slow motion e voi direte, e beh, riporta tutto a velocità normale. No, non si può, perché con la funzione slow motion in questa videocamera, almeno che io sappia e da quello che ho studiato e visto e insomma smucinato più volte, non si può mettere la voce, quindi il parlato, non si può ripristinare il parlato una volta che si registra in slow motion. Quindi sarebbe stato un lavoraccio poi eventualmente registrare sopra, non riuscivo, non era fattibile, ragazzi, ci ho provato. Quindi l'unica cosa che sono riuscita a fare è quello che avete visto. Sì, è inutile dire che mi rode tantissimo, perché siamo stati da San Bruno, era la giornata dedicata al santo, quindi una di voi mi aveva scritto che la statua di San Bruno, quindi il mezzo busto credo, sarebbe stata trasportata dalla Certosa alla chiesa matrice, e poi alla chiesa matrice ci sarebbe stata una bellissima cerimonia in onore del santo. Noi non ci siamo andati perché comunque pioveva, e io quando piove, ecco, non amo tanto uscire, perché diventa tutto un pochino più complicato. Quindi abbiamo preferito andare a fare la solita visita al santuario e poi abbiamo fatto le nostre cose. Ma ragazze, abbiamo raccolto 5 buste di castagne, siamo andati un po' nei boschi, siamo andati a vedere se c'erano funghi, insomma abbiamo veramente fatto un sacco di cose. Eravamo andati anche a fare la spesa, io ve l'avevo svuotata perché avevamo comprato delle cosette da mantenere in casa là in montagna, quindi insomma un bel po', un purpurri di cose che comunque non riesco a condividere con voi. Ve le racconto così a voce perché comunque mi sono rimaste nel cuore. Vi ripeto, è stato un weekend molto molto bello, abbiamo dormito benissimo, abbiamo acceso per la prima volta la stufetta, la stufa a pellet, quindi casa era molto accogliente e molto molto migliorata rispetto a prima. Diciamo che stiamo riuscendo con piccole cose, con piccoli accorgimenti, a renderla molto più vivibile e carina e con tutte le comodità che servono. Un'altra cosa che abbiamo fatto e che non sono riuscita a riprendere, quindi non l'avete vista, cambiare alcuni lampadari, non tutti, perché poi Francesco giustamente si è stancato e quindi ha rimandato alla prossima volta. Però abbiamo cambiato il lampadario nella stanza da letto, che è decisamente più bello e fa una luce
decisamente migliore. Cambieremo tutti i lampadari e modificheremo anche il bagno la prossima volta, perché vogliamo fare dei miglioramenti e svecchiarlo un po', come vi avevo già detto negli scorsi vlog. Mentre per quanto riguarda la zona camino, abbiamo fatto quello che avete visto, ossia Francesco ha smantellato tutto quel popò e ambaradan di cose che io volevo smantellare da tempo. La legna l'abbiamo spostata e l'abbiamo messa nel vano portalegna che c'è sotto al camino, molto più comoda. Abbiamo pulito e sistemato il muro, abbiamo appeso la padella delle castagne e la griglia per arrostire, l'abbiamo appesa al muro, che era una cosa che volevo fare da tempo. E poi nella zona dove c'era prima la legna, Francesco ha dato una botta di stucco, quindi ha stuccato in attesa di poter poi fare altri miglioramenti, e abbiamo sistemato quel mobiletto, quel mobile che era di mia mamma, quindi c'è la scrittura di mamma dentro, che aveva diviso le varie medicine, medicine di tutta la famiglia, quindi insomma c'è anche la scrittura di mamma con me in montagna. Secondo me quell'angolino fatto in quel modo è molto molto più carino. Poi vi dicevo, abbiamo raccolto le castagne, 5 buste, ossia 10 kg di castagne, e le abbiamo distribuite un po' a tutti. Insomma ragazze, questo è solo minima parte di quello che abbiamo fatto, perché vi ripeto, tutto se n'è andato alle ortiche, tutto è registrato, se n'è andato alle ortiche. Mi dispiace ragazze, ma sarà per la prossima volta, tanto c'è sempre tempo. La cosa che mi spiace di più è che per me i vlog sono anche una specie di diario di vita, come vi ho sempre detto, quindi molte volte mi piace andare a riguardare quello che abbiamo fatto, le cose che abbiamo scoperto, le novità, le nostre avventure, ecco. È una cosa molto bella avere questi vlog per me, io a volte vado a riguardarli, non sempre vi dirò, però quando ho nostalgia oppure mi dico ma com'ero in quel periodo là, come avevo i capelli, come mi comportavo, come editavo, come vloggavo, cosa abbiamo fatto quel giorno particolare, vado a guardare e ho il diario. Non soltanto scritto, perché io scrivo tanto, quindi ho veramente pagine e pagine di vita scritte su carta, ma ho anche questo, quindi questa cosa è una cosa che mi rende molto molto felice. E questo è quanto ragazze, questo è quello che ho combinato, ve lo volevo raccontare perché ve l'ho raccontato anche su Instagram, anzi a proposito, se non mi seguite su Instagram seguitemi, perché ultimamente sono più attiva anche lì, molto più attiva anche là, è una cosa che mi piace. Insomma, racconto, condivido cose, tips, consigli di bellezza e non solo, e skincare, insomma, venite a seguirmi anche lì. Niente, adesso io mi do una bella attivata. Ogni volta che torniamo dalla montagna, ragazze, è un casino, perché, a proposito, aspettate, è un casino perché ho veramente un sacco di buste da lavare, lenzuola, tovaglie, teli, tovaglie da tavola, un sacco di cose. Infatti stamattina ho già fatto partire due, e dico due, lavatrici. Adesso stenderò, quando finiranno ovviamente di girare, stenderò questa e ne farò ripartire un'altra, così almeno mi sono messa in pari. Vi volevo dire che, ragazze, sto divorando questo libro, vedete, questa è la parte letta e questa è la parte da leggere, quindi la sto finendo, mi mancano per la precisione 200 pagine, ma penso che entro fine settimana lo finirò. Poi vi dirò quello che penso. Anche in montagna ho letto, ormai sono spedita, sono tornata ai bei vecchi tempi, adesso mi vado a prendere un altro caffè e mi metto all'editing dei vari video e dei vari contenuti, e poi continuo di nuovo a sistemare casa, poi devo uscire e stamattina con un'amica, però non riprenderò perché è da tempo che non ci vediamo, vogliamo fare due chiacchiere, due cose, e poi non mi va, non sempre, non a tutti piace, ecco, questa mia cosa, questo mio lato, e questo avere la videocamera in mano, magari riprendere, quindi io rispetto sempre la volontà degli altri, anche perché la percepisco, riesco a percepirla, quindi quando percepisco che magari possa dar fastidio questo mio hobby e questa mia passione, la metto in secondo piano per dar prevalenza alla vita vera, ovviamente.
We stand on the opposite shore. Hello, moon. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Il terrore aleggia sul filo. Ragazze, ho sempre paura di che sia impostata la modalità sbagliata dopo gli ultimi eventi. È vero. Allora, ragazze, buongiorno di nuovo. Buongiorno per l'ennesima volta. Io non so quando riuscirò a mettere questo vlog, perché in questi giorni sono davvero impegnatissima e presissima. Anche stamattina avrei dovuto fare un sacco di cose, ma mi sto prendendo del tempo per fare delle storie sia qui che su Instagram, insomma, perché voglio comunque portarvi dei contenuti. Allora ragazze, stamattina scambio di vedute e di battute con qualcuno tra voi su Instagram, ho messo un post dopo uno dei miei ultimi video, perché mi sono resa conto e ho realizzato, ma questa non è una cosa che dico io, la diciamo tutte credo, ed è una cosa quindi che realizziamo e constatiamo tutte, avendo degli strumenti per poterlo fare, tra l'altro, perché abbiamo gli analytics che ci fornisce YouTube e quindi possiamo vedere un pochino tante cose. Ecco. La constatazione che ho fatto, ma che faccio da sempre, è che ogni volta voi vi rendete conto che nel video è presente una collaborazione, una sponsorizzazione, chiamatela come volete, voi non guardate il video. C'è questo modo di boicottare il content creator, quindi nel mio caso me, che io veramente non capisco, perché poi siete sempre là a dire: Carmen, fai video, Carmen, ci manchi quando non ci sei, fai più video, fai un video al giorno perché mi fai compagnia, la sera torno a casa dal lavoro e accendo il tuo video perché altrimenti non riesco a prendere sonno, meno male che ci sei, se non ci fossero i tuoi video io non guarderei più niente, tutte queste cose qua. E allora io mi chiedo: ma qualcosa in cambio la volete dare? Questo qualcosa in cambio, attenzione, perché poi avete frainteso anche questo, non è che voi dovete comprare quello che io vi mostro per forza o utilizzare il mio codice sconto, perché tra parentesi non me ne esce niente. È proprio il sostegno, sentire il sostegno da parte vostra, non vedere invece il contrario, ossia che di fronte a una collaborazione voi scomparite, non guardate il video e non mi sostenete. Ovviamente non parlo di tutte. Poi, di fronte a questa mia constatazione, e sapete che io le cose le dico come le sento, come le penso, non ho peli sulla lingua, le dico e basta. Non mi interessa di perdere i followers, non mi interessa, non mi è mai interessato e si vede. E di fronte a questa mia constatazione avete risposto, perché poi vi sentite anche toccate, ecco, vi sentite toccate, quindi chi mi ha risposto è perché si è sentita toccata, dandomi le più svariate giustificazioni che secondo me però tali non sono. Quello che voi sbagliate, ragazze, è proprio l'approccio e la prospettiva con cui guardate a chi crea video su YouTube. Innanzitutto una mi ha scritto: ah, ma se tu fai la sponsorizzazione perdi credibilità nei termini in cui noi ti seguiamo, non sei più la casalinga che fa video su YouTube. È stata proprio una cosa che mi ha dato un fastidio abnorme, perché comunque io non mi sono mai voluta porre come una casalinga che fa video su YouTube, cioè sta cosa proprio non mi piace, sta definizione di me, perché io non sono questa, anzi tutto sono tranne che una casalinga. E non faccio video su YouTube tanto per, cerco di offrirvi dei contenuti comunque pensati, elaborati in un certo modo, mettendoci cura, impegno, dedizione. Quindi vedere svalutato il proprio lavoro o comunque ridotto a questo è veramente frustrante. Penso che sia un po' un atteggiamento diffuso, quello di non capire che le collaborazioni comunque anche servono. Se io vi voglio recensire un prodotto, ma ben venga che l'azienda me lo mandi, perché a volte per recensirvi dei prodotti o parlarvi di prodotti o mostrarvi dei prodotti io stessa acquisto, lo sapete che lo faccio, ma se capita che invece sia l'azienda a mandarmi le cose dovreste essere contente,
no? Quante volte ve l'ho fatto questo discorso? È un discorso che abbiamo fatto tante tante volte, di fronte poi ai fatti però mi rendo conto che non lo capite, no, non capite questa cosa, ma piuttosto c'è la tendenza a rosicare. Un'altra cosa che mi è stata detta stamattina in questo confronto, me ne sono state dette tante, vi dico quelle che mi hanno dato un pochino più fastidio, è stato il solito, ah ma se non ti sta bene non fare più video. Anche questo modo di dire, anche questo modo di rispondere è veramente fastidioso. A volte mi chiedo, come vi ho detto anche su Instagram stamattina, a volte mi chiedo chi me l'ha fatto fare di mettermi a interagire col genere umano, perché il genere umano è davvero il peggiore. Voi avete la possibilità di tornare a casa la sera, accendere YouTube e guardare i nostri video, perché noi li facciamo, quindi ragazze non lo date per scontato, non ci sputate sopra. Non è una cosa bellissima questa, non è una cosa bella che voi non riconosciate l'impegno e il lavoro di chi si impegna e lavora per fornirvi un servizio, che poi sia un lavoro sottopagato, sfruttato, che comunque YouTube non ci dia il giusto merito, che non ci sia meritocrazia, che comunque YouTube abbia le sue dinamiche e le sue ragioni, che la ragione non conosce, questo è un altro discorso. Ma il fatto che voi dobbiate dire ah ma se non ti va non li fare è una cosa veramente fastidiosa, quanto il definirmi una casalinga che fa video su YouTube, cioè veramente sta cosa non si può sentire, davvero non si può sentire. Senza offesa per le casalinghe, perché poi mi potreste venire a dire ah ma perché, che cos'hai contro le casalinghe? Niente, ma io non sono proprio il prototipo della casalinga. Qualsiasi uomo sia stato con me ve lo può confermare. Hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Altro che casalinga ragazze, altro che casalinga. Stamattina ho la casa che sembra, non lo so nemmeno io che cosa, ma non ho fatto niente. Sono qui a parlarvi del libro, il libro che ho appena letto, e lo faccio subito perché voglio darvi le impressioni a caldo. Vi ho messo anche una mini recensione su Instagram, seguitemi anche là, ve lo dico sempre perché ultimamente sono più attiva anche lì. Ve ne ho scritto su Instagram che ho finito di leggerlo, mi avete chiesto la mia opinione. Allora, io di questa autrice, che è Valérie Perron, mi avete detto che si dice così, spero di non sbagliare, io non ho studiato francese ragazze, quindi perdonatemi casomai. Comunque, di questa autrice io ho letto due libri, Cambiare l'acqua ai fiori è stato il primo e poi ho letto questo. Se dovessi consigliarvi uno dei due, vi consiglierei sicuramente Cambiare l'acqua ai fiori, perché è quello che mi è rimasto veramente dentro, mi ha colpito tantissimo. Non lo so, è un libro che mi è rimasto dentro. Quindi, siccome mi mancava lo stile autoriale, come vi ho detto in qualche blog precedente, ho voluto comprare questo. E l'ho letto in 7 giorni, 625 pagine in 7 giorni, quindi me lo sono divorato. Questo libro è la storia di tre amici che crescono insieme dalla infanzia, quindi dalla scuola elementare fino a poi all'età adulta. Trasmette un sacco di emozioni e non manca il colpo di scena, un colpo di scena che non vi aspettereste mai. È pieno di personaggi, pieno di persone, più che personaggi, pieno di emozioni, stati d'animo, riflessioni sull'animo umano, sull'animo umano e tutte le cose che ci sono all'interno dell'animo umano. Vi devo dire però che rispetto al primo, questo mi ha messo un pochino più d'ansia, non lo so perché, cioè, aleggiava in me una sensazione di ansia, di... non vi so spiegare, si parla della morte, della malattia, quindi forse per questo motivo a volte mi sentivo agitata durante la lettura. Tuttavia non vedevo l'ora di finirlo, è un libro che comunque ti prende e come al solito dico, quando ciò accade è perché il libro è scritto bene, perché il libro è un libro valido. Lo consiglierei, sicuramente lo consiglierei, anche se comunque è un pochino più pesante rispetto al primo, almeno per me così è stato. Ci sono alcuni capitoli molto lunghi e a me i capitoli lunghi non piacciono, preferisco i capitoli brevi, però ecco, si fa leggere molto molto piacevolmente, e quindi il mio voto è 7 su 10.
Stamattina c'è tanta luce, ragazze, quindi non so dove posizionarvi perché non vorrei che aveste l'effetto Barbara D'Urso così appena guardate il video, che è una cosa che non mi piace. Comunque, come vi ho detto stamattina, sono qui a guardare la casa che sembra essere esplosa e non far nulla. Sono già uscita, sono andata a prendere un caffè anche stamattina con una mia amica che mi è venuta a prendere, abbiamo preso il caffè e poi sono tornata qui. La cosa che sapevo più di tutte è che vi volevo recensire questo libro, così tutte le persone interessate che me l'hanno chiesto avranno appunto la loro recensione da parte mia. Spero che questo vi possa far piacere. E dirvi altro, niente, io spero che questo video vi abbia potuto fare compagnia. Io non so quanti minuti di video siano, ma comunque sia lo chiudo qui perché poi ve lo voglio pubblicare oggi, che è mercoledì, quindi sarà il vlog del mercoledì. Spero quindi appunto che vi abbia potuto fare compagnia, che abbiate potuto trovare al suo interno quello che più vi serviva trovare. Ecco, io spero sempre di offrirvi qualcosa anche di utile a modo suo. Spero che abbiate anche capito le mie parole. Non ce l'ho con nessuno nello specifico, né tantomeno mi sono offesa. Ovviamente le vostre opinioni sono rispettabilissime, le potete scrivere. Sapete che qua su questo canale non esiste la censura, io blocco veramente raramente, quasi mai, blocco solo quando magari le offese sono pesanti o si offende me o la mia famiglia o il mio compagno, quindi in quel caso scatta il blocco, ma altrimenti sono abbastanza aperta al dialogo, al confronto, nonostante ammetto di essere un po' permalosa, però vabbè, ognuno ha il suo carattere. Detto questo, davvero vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nei prossimi vlog, sperando di non combinare più danni, ma credo di no, può capitare, capita anche ai migliori. Ciao.